Benvenuti ragazzi a questo nuovo video dello Shibuya TV. Questa è la settimana dedicata a Berserk e quindi stasera parleremo insieme ad Alberto Ciao. della Maximum, della grande serie tanto osannata di Berserk che, sai Alberto, è introvabile. Oh, per me questa è abbastanza una sorpresa. Esatto, perché lui ovviamente ce l'ha tutta. E lo vedremo dopo la sigla. Eccoci qui dunque Alberto. Allora direi subito di partire vedendo qualche immagine di questa tua tanto fantastica collezione. Andiamolo in onda. Allora, perfetto, siamo qui. Durante la settimana scorsa avevo chiesto ai nostri telespettatori se avevano qualche domanda da farti, perché ti ripeto, su internet gira veramente, veramente tanto l'idea che alcuni di questi volumi costino veramente 120, 130, 140 euro, ma il problema è che non si trovano. Quindi o vai su eBay e spendi quei 300, 400, 500 euro per la Maximum, oppure la prendi incompleta o il 26, ad esempio, costa 100 euro. Per me ti dico un sorpresone, io non ne avevo la più pallida idea. Quando avevo iniziato a fare la Maximum è stato tipo qualcosa come 10 anni fa e mi ricordavo che costava una ventina di euro a volume all'incirca. Forse No, anche no, anche meno. meno, probabilmente, anzi no, 12 euro mi sa. Quindi sì, questa cosa qui mi ha un attimo... Wow. Allora, abbiamo raccolto qualche domanda dal pubblico che adesso passerò a farti e ne parleremo insieme. Allora, innanzitutto, sei più appassionato di anime o di manga? Ti direi di anime, almeno sono partito comunque con gli anime con Ghost in the Shell, poi però a livello di manga devo dire che comunque a volte funziona molto di più rispetto all'anime. Per esempio Fullmetal Alchemist, che insomma mi sto leggendo, mi sono letto la collezione di mia sorella, devo dire che da tanti punti comunque quello che è l'anime. Esatto. E parliamo di Berserk invece. Da quanto tempo segui Berserk più o meno? Io ho iniziato in prima superiore perché c'era un mio compagno di classe che si era portato un fumetto dietro, un volume dietro, fa guarda che roba mi leggo. E ho visto insomma sto qui con lo spadone, anzi che prima si stava insomma stava avendo, intrattenendosi con rapporti con un demone per poi decapitarlo e quella era l'introduzione al Berserk. E quindi sì, è stato nel 2001. Esatto, Berserk sappiamo tutti e non dobbiamo dirlo qui in questo momento perché piace così tanto alle persone. Ma veniamo alla Maximum, quindi tu sei partito direttamente a comprare il numero 1 quando è uscito o hai fatto qualche recupero? Credo di aver fatto dei recuperi, soprattutto l'ho comprato in blocchi. E quello sì, non ti so dire adesso in quanti, diciamo, blocchi, ma credo non più di 2 o 3 volte, poi dopo mi sono messo in pari con gli ultimi numeri. Quelli che valgono di più, tipo il 26 che vale 100 euro. Sì, non capisco come, ma sì.
Comunque, appunto, per questo la Maximum è un vero e proprio sodalizio, perché magari molte persone si sono perse il numero in fumetteria quando usciva e adesso si ritrovano magari che gli manca proprio il 26 e purtroppo... Passo per loro. Ah, purtroppo è così. Comunque conviene sempre ancora, da quello che si può vedere su eBay, con la funzione oggetti venduti, di comprarlo comunque in blocchi unico, in blocco unico, piuttosto che andare a prendere magari un po' di qui, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, che alla fine si spende molto di più a prendere i volumi singoli. Come sai, come ti ho detto, il 27 uscirà il 16 di febbraio. Ah, niente, devo prendere d'assalto il fumettaro. Esatto, sì, ma stavolta penso che non siano più come una volta che i numeri siano così esigui. Basta andare magari in fumetteria il giorno stesso oppure ordinarlo o magari vedere anche se esce su Amazon. Più che altro sembra che forse siamo arrivati a una fine. Sì, nel senso speriamo. Più che altro adesso pare che questa storia va avanti da quanto ormai 20 anni, anzi più di 20 anni, quindi comunque è giusto che abbia anche un attimo un suo epilogo. Sono un attimo, come dire, scettico sul fatto di come si chiuderà, perché comunque anche con gli ultimi volumi, invece che ridurre, secondo me, stavano andando avanti a una frammentazione, diciamo, della storia ancora di più. Adesso è molto tempo che non la sto leggendo, quindi molti pezzi, molte cose mi sono anche dimenticato. La vedo un po' difficile, però, il fatto di riuscire, per come si era posizionata la cosa, a chiuderla tutto con un unico volume. Esatto, intanto il 27 andrà comunque a riprendere quello che già abbiamo visto in questo volume, che è l'ultimo uscito, cioè il 41, che è l'ultimo volume della collection disegnato da Miura. Tutto ciò che ci sarà dopo sarà fatto dai suoi assistenti, se lo faranno. E pare che anche se lo faranno sarà comunque roba di un numero, Ok, quindi quindi comunque ho intenzione di chiudere. o forse lo lasceranno così, che forse a questo punto è anche meglio, insomma, piuttosto che andare a dargli una fine non disegnata da Miura, forse è meglio chiuderla Ma così. non lo so. No, aspetta, se vuoi taglia, ma si può avere un dibattito oppure no? Cioè, ti devo Certo. dare ragione. Ah, ok. Che secondo me è meglio che lo chiudano comunque, cioè tenerlo aperto cosa serve? Appunto, Cioè. anche se i fan ovviamente vorrebbero che questo, pensavano che questa cosa fosse infinita, ma Miura evidentemente purtroppo... Anche Miura pensava che fosse infinita, secondo Parliamo di una cosa che quindi, allora, una cosa molto particolare della Maximum è che è la prima versione di Berserk uscita in Italia con la lettura alla giapponese. Infatti, prendiamo questo bel volumone che abbiamo qui, si può leggere qui proprio lettura alla giapponese. E quindi risolve il fantomatico problema della specchiatura. Adesso aiutami. Allora, questo è il 41 della versione giapponese. La Maximum riprende la versione giapponese, quindi vi faremo vedere che cosa si intende per specchiatura. Adesso questa immagine, in particolare, Alberto, aiutami. tengo fermo. Esatto, questa invece è la collection, che invece di leggersi alla giapponese si legge sempre all'italiana e l'hanno portata avanti così. Andiamo a prendere quella stessa immagine. Come potete ben vedere, le immagini sono specchiate, cioè ciò che è destro diventa sinistro e ciò che è sinistro diventa destro. Quindi avremmo un Gatsu che ca cambia braccio amputato. Che gli diventa poi alla fine il braccio destro, bel casino, insomma.
Esatto, questo è uno dei problemi più grossi che le prime edizioni di Berserk si sono portate dietro, che la Maximum un po' ha risolto. Sì, beh, ha risolto, diciamo, beh, totalmente, diciamo, da quel punto di vista lì, l'ha specchiato, poi insomma anche il fatto Beh, che... ci ha dato sicuramente la vera versione, Sì, quello. anche perché si tendeva a fare un po' di confusione, soprattutto nei primi numeri, quando i disegni erano un po' più, come dire, un po' più incasinati, meno definiti, dava un po' di confusione, effettivamente. Diciamo che però invece tra queste cose qui ce n'è una che non è più vera, cioè la versione definitiva, perché questa non è più la versione definitiva perché dopo è uscita la Deluxe. La Deluxe è semplicemente la stessa cosa, nel senso i disegni non sono specchiati, comunque io a mio parere se potessi avere la possibilità di recuperarla, recupererei la Maximum perché è bella, Sì, è molto colorata. colorata, diciamo che non rispecchia molto l'animo di Berserk, appunto, di Gatsu, che è proprio nero, 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 però insomma diciamo che ha un suo perché, insomma, questa versione più... Esatto. Domanda bruciapelo di uno dei nostri telespettatori è se gli vendi il volume numero 26, 25, 24 e Guarda, se intendi prendere la collezione completa ne possiamo parlare, pezzi singoli non ne vendo. 23. Ma scusa, non sei il fan numero uno di Berserk, dovresti tenerla, metterla in vetrinetta. No, ma allora tutto ha un prezzo. Dipende di quanto si parla. No, io credo che la terrò comunque questa versione. Stavo pensando se prendere la Deluxe, che in realtà non avevo visto prima di questa sera, che è molto molto bella. E devo dire che se io dovessi fare un cambio, dammi del blasfemo, ma preferirei la Deluxe. Più che altro perché la ritengo proprio più fedele a quello che è l'anima del manga. Però comunque credo che insomma completerò con gli ultimi numeri che usciranno, l'ultimo numero, gli ultimi numeri della Maximum, e almeno per un bel po' penso che terrò quella. Parliamo invece dei disegni, perché ad esempio adesso ho appena aperto una pagina, ma guardate qua che belle queste immagini grandi, belle, che comunque una versione come la Maximum ci può regalare. Ok? Ad esempio questa. Sì, beh, da quel punto di vista in realtà l'avevo preso per quello e per lo specchio principalmente, ma anche per il fatto di avere delle immagini che si potessero vedere bene. Già, infatti, subito l'avevo visto e avevo iniziato leggendo la nera a casa di un mio amico, ce l'avevo un mio amico e un problema che avevo notato, cioè problema, una cosa che appunto non riuscivo ad apprezzare per bene, era il fatto che c'erano così tanti dettagli, così tante cose compresse comunque in uno spazio piccolo. Allora mi era venuto da pensare, ma insomma, meriterebbe un pochettino un qualcosa, diciamo, in più per esprimersi, e con la Maximum gliel'hanno dato. Esatto, tra l'altro guarda qua bello Zod. Le apro tutte le immagini belle così. Ma fai... Con tuo comodo. Bene, quindi insomma, Berserk è uno dei migliori manga che siano mai stati fatti e la consigliamo a tutti, insomma. Sì, magari non proprio a tutti i generi di pubblico, deve piacerti un certo genere di fumetto, però sì, direi che assolutamente la penso anch'io così. Ok, l'anime invece l'hai seguito? L'anime L'anime è quello che usciva, che si vedeva a mezzanotte, il venerdì sera, giusto per far capire comunque che Berserk è una cosa per adulti. E, a te è piaciuto l'anime? Sì, mi è piaciuto abbastanza. Aveva magari qualche carenza appunto di animazione, soprattutto nelle scene di combattimento. Però, dico, secondo me, ha rispecchiato abbastanza fedelmente quella porzione di, insomma, di manga. Mi sembra tra l'altro che non fosse neanche censurato per quello che lo mandavano in onda a mezzanotte. No, era censurato, almeno la versione che ho visto io era abbastanza censurata, parecchio, non c'era tutto quello che c'era in fumetto. Comunque c'è una gran folla in internet, leggo, che dice, che poi anche il manga ovviamente,
che Berserk doveva finire. Io mi sa che faccio parte di quel gruppo lì. Mi piace tutto quello che succede dopo l'eclissi, nel senso comunque sono cose che mi sono letto più o meno volentieri, magari alcuni episodi sono sicuramente molto più ricchi, molto più interessanti, pieni di suspense, e altri diciamo che sono un po' più riempitivi, quello sì. Cioè comunque mi piace quello che succede dopo, però se dovessi condensare, comunque comprimere la sua storia alla sua essenza, secondo me poteva essere giusto concluderlo al momento dell'eclissi e sarebbe stato a quel punto veramente in maniera indiscussa il manga migliore del mondo. Esatto, un'altra domanda che fanno spesso su internet è quando c'è l'eclissi, perché molte persone, devi sapere che non sono degli appassionati veri e propri, però gli piace comunque il manga, allora dicono: ma io mi compro fino all'eclissi. Allora ragazzi, volume 7 della Maximum, volume 13, 12, 13 della serie nera e della Collection, volume 26, 27, 28 della Sottiletta. Cioè, la trasformazione di demone. E cosa si vedono le Non devi fare spoiler. Vabbè, mani? Perché? Perché spoiler lo sanno non fare spoiler se è tutti. possibile. Vabbè, ok. Però come cavolo faccio a non fare spoiler? C'è una roba. L'anime è quello che... Bah. Sì, ma lo sanno. Vabbè, ok. Cosa, ho perso il filo adesso. Allora, Si può dire, è una roba, insomma, considerata non più tantissimo legale, però. no, non si può dire. Insomma, possiamo dire che Berserk è uno dei tuoi manga preferiti? Perfetto, Sì, ti direi di sì, assolutamente. anche dei miei, nonostante io l'abbia comprata, l'abbia rivenduta, perché comunque avevo comprato i volumi della collection, ma erano tutti vecchi, brutti, rovinati, mentre invece questo, che è un volume comunque preso, usato, che ha la sua bella linea qui, però comunque è ancora un volume che si sfoglia molto molto bene, quindi i volumi della Maximum sono anche volumi che durano nel tempo, insomma sono dei bei volumoni rilegati come Dio comanda. Mi sono un filo più rovinati, però sì, non ho la stessa cura maniacale che hai tu nel tenerli, quindi direi che sì, possono durare, ecco, se trattati bene, però. Bene, quindi possiamo rassicurare il pubblico che non li venderai, anche se saranno tutti molto tristi. Al momento no, guarda, chiedetemelo fra un paio d'anni, adesso rimangono ancora sullo scaffale la Allora camera da letto. segnatevi, Alberto, fra 2 anni esatti mette in vendita la Maximum No, a non ho detto che lo faccio. 6,50. Beh, 6,50 tutta. Beh, completa anche del 27, ci sono dei fumetti che costano acquisterà. 100 solo quello. Io, cioè, faccio, cioè, 1.500, cioè. 1.500. Sai che c'è gente che ha comprato, perché sai che la Deluxe ha avuto una variant stampata in 216 copie e ve la vendeva la Panini a 200 euro. Cos'è successo? Che si sono collegati tutti quella mattina lì per comprarla, saranno stati tipo in 20.000 le persone collegate, ma solo 216 l'hanno comprata. C'era gente che ancora prima di poterla comprare aveva già messo in preordine su eBay a 1.500-2.000 euro questa variant. E c'è gente che l'ha comprata e la sta rivendendo a prezzi folli. Questo per farti capire che Berserk è veramente il manga più bello di sempre. Assolutamente. Quindi forse possiamo anche alzare il prezzo da 6,50. Beh, sicuramente sì. Bene ragazzi, questo era un video così per fare due chiacchiere sulla Maximum, con un grande fan di Berserk che ha tutta la Maximum, che è secondo me la serie manga più bella di Berserk. Le altre sono tutta robetta. La Deluxe costa troppo, anche se farò quella io. Che cosa possiamo dire? Sul canale, Alberto, venerdì uscirà invece un video che faccio più o meno ogni anno,
comprare Berserk l'ho fatto nel 2020, l'ho fatto nel 2021, ho saltato il 2022 perché non c'era nessuna novità. Adesso l'ho fatto per il 2023. Uscita la Deluxe, mettiamo a confronto tutte quante le edizioni. Quindi i volumi della Sottiletta, della Collection, della Maximum, della Nera, i volumi giapponesi, quindi come fanno Berserk in Giappone, e il volume della Deluxe. Interessante, insomma, me lo guarderò. Quindi, ragazzi, collegatevi di nuovo sul canale venerdì perché ne vedrete delle belle sicuramente. Direi che questo video finisce qui. Grazie ad Alberto per averci fatto compagnia allo Shibuya TV di stasera. Un Grazie a te saluto da Chris e ed Alberto. Ciao. un ciao dallo Shibuya TV.